Il male. Che cos'è il male? Oggi viviamo in una società indirizzata verso il buonismo più estremo, dove per forza di cose bisogna dimostrare di essere giusti, bravi, belli, buoni, sinceri, solidali, persone atti alla solidarietà, punto, persone integre, belle. Ma che cos'è il male? Da piccolo la cosa che più mi affascinava era il fatto che per imparare ad andare in bici non potevo fare altro che cadere e rialzarmi. Il male e il bene lo chiamavano. Il male perché cadendo ti procuri delle ferite, e il bene perché ti rialzi, ti accorgi dell'errore che hai fatto e ti curi le ferite. Il male e il bene, il male e il bene. E così cresceva questa mia consapevolezza, questa mia conoscenza, questa mia coscienza del pedalare, del riuscire a dominare quello strumento, quel mezzo. E crescendo ho riportato sempre in me questo esempio, questa grandissima lezione che poi ho riconosciuto come tale, riportando questa lezione ovunque, trasformando la bicicletta in qualsiasi mia avversità, in qualsiasi mio scontro, in qualsiasi mia doverosa volontà di crescere. Il bene e il male, il bene e il male. E quindi si cresce, crescevo trasformando il mio corpo nella bicicletta come mezzo, come di trasporto, come mezzo di trasporto, come mezzo di conoscenza, di esperienza. E poi crescendo sostituivo dalla bici al corpo, dal corpo alla mente, alla psiche. I primi dubbi, le prime incertezze, le prime tristezze, le prime paure. Capendo quindi che ad ogni avversità emozionale, ad ogni avversità di sensazioni che nascevano in me, che risuonavano in me, ogni volta che tali venivano superate o comprese, qualcos'altro nasceva, fioriva, si ricreava. Quindi cos'è che succedeva? Cos'è che ho capito? Proprio in questa parola, ricreava, io creavo attraverso il male. Io creavo attraverso il male. Che cosa strana. In una società cattolica dove Dio creava solo attraverso il bene. Dio creava per il bene. Dio, uomo solo giusto, solo amorevole, solo super compassionevole, quasi smielosamente buono. Io creavo attraverso il male. E quindi il ragionamento qual è? Il ragionamento era questo: ma se Dio mi ha fatto, ci ha fatto a sua somiglianza, allora anche Dio creava attraverso il male. Allora anche Dio
utilizzava, si serviva del male per creare. E allora che cos'era? Che cos'è davvero il male? Forse il male è qualcosa che fa parte di Dio stesso. Forse Dio si serviva del male per creare il bene, per insegnarci il bene, per insegnarci la rettitudine, ma per farci conoscere anche il male. Oggi si parla di male come assenza di bene. Oggi si parla di male come assenza di Dio. E forse questa la chiave è giusta, o forse bisogna fare delle analisi diverse, che magari portano altrove o che non portano a nessuna parte. Forse Dio, un giorno stanco di essere da solo, di contemplarsi da solo, forse Dio un giorno si accorse di conoscersi poco, di non conoscersi affatto, perdendo un po' anche quella onnipotenza che tanto gli si addiceva, che tanto lui credeva di avere. Non sto dicendo delle eresie, sto ragionando, mi sto basando su dei fatti, su delle esperienze, su una mente che lui stesso ha concepito, che quindi una mente che crea ciò che lui stesso ha messo in esistenza. Come nella bici si cade, nell'errore si impara, anche il dubbio insegna. Anche il male insegna, anche le domande insegnano. E allora forse quel Dio, in queste mie riflessioni, mi piace pensare che quel giorno avesse deciso di privarsi di un pezzetto di sé, di staccare un pezzo di sé, di farsi del male e di ricreare dal male, dando vita ad un altro essere dove lui, Dio, era in questa creatura e dove questa creatura era in Dio. Una sola e unica cosa che si era divisa, dando origine al male, dando origine alla dualità, dando origine al diavolo, termine quale oggi significa, sappiamo, divisione. Da allora nacque il male. Dio rinunciò al suo vibrare luminoso ad altissima velocità per dar vita ad una creatura che rallentava questa luce, quasi oscurandola, per dar modo a Dio di comprendere se stesso e a questa creatura di non comprendere se stesso, per potersi ricreare nuovamente. Come quasi che Dio, allora, a questo punto, ormai avesse bisogno delle sue creature per ritrovare se stesso, visto che aveva deciso di dividersi in tanti pezzettini. E allora quelle creature avessero per forza bisogno di Dio, anche negandolo, per poter ricreare se stessi, riconoscere se stessi e permettere a Dio di riconoscersi, di conoscersi, forse anche di evolversi. Quel Dio che si era fatto
non più onnipotente ma impotente, dando libera scelta ad un individuo che era altro da sé, ma che era anche la stessa cosa. Un Dio che aveva scelto, quindi, di divenire anche impotente, onnipotente ed impotente, onnipotente ed impotente. E che un giorno decise anche un'altra cosa, decise di diventare lui stesso, impotenza in tutta la sua potenza, onnipotente, incarnandosi nella stessa creatura per personificare, per metterci a conoscenza di questo dualismo che quel giorno creò, nascendo e diventando lui stesso creatura di se stesso, lui stesso rappresentanza di questo dualismo, in una persona al quale decise di dare questo nome, Gesù e Cristo. Gesù come materia, come uomo, come persona fisica impotente, sottoposto alle leggi fisiche, e come Cristo, colui che riusciva a moltiplicare i pani, i pesci, camminare sulle acque, quasi a sperimentare, a voler sperimentare che cosa significava essere creatura, proprio perché quel Dio aveva capito che per essere davvero Dio doveva rinunciare a se stesso per essere altro e riconoscersi e riconoscere la sua creatura. Che cos'è il male quindi? Che cos'è il bene? Non so se c'è una risposta a queste domande, ma una cosa è certa. Una cosa è certa. È che se Dio è onnipotente, e che se è Dio che ha creato tutto, allora Dio forse è anche male, forse. Ma forse Dio è anche bene, forse. Qual è la verità? Dov'è la verità? Forse c'è, forse non c'è. Ma una cosa è certa, una cosa è più che certa. È che da bambino, per imparare, per crescere, per sapere qual era la verità che regolava la conoscenza, che mi permetteva di saper ammaestrare quel veicolo che tanto vedevo grande, che tanto vedevo potente in confronto a me. L'unico modo era quello di cadere, era quello di conoscere il male per poter evolvermi. Avevo capito che la unica strada era questa. È nel bene il male, è nel male il bene.